Dopo la quotidianità del mare di Fabio Fiori, anche le lettere del coraggio di Efrem Tramonti, il secondo cantiere che apriremo oggi, lavora sulla riscrittura, potremmo dire, di una apparente inconciliabilità. Siamo abituati a pensare che dove c'è coraggio non c'è paura e viceversa. In questo epistolario Michele Maraglino, un altro giovane talento che questa volta arriva dalla Puglia, anche se ormai vive a Perugia, non soltanto riconcilia questi due estremi, ma in un certo senso ne radicalizza la fusione. Nella voce del coraggio che anima questo racconto e che quindi Maraglino mette in scena c'è sempre il racconto della paura. È una radio fiction, lo stesso autore l'ha ribattezzata così, molto interessante anche sul piano dell'originalità, diciamo sul piano della scrittura. Infatti c'è da chiedersi se questa voce che ascoltiamo è quella di un uomo che scrive a se stesso fingendo di essere il suo coraggio, o forse se è il coraggio di un uomo che gli scrive come se fosse altro da sé, o forse se sono proprio le mille paure che questo personaggio ha che usano il protagonista, usano l'uomo e il suo poco coraggio per raccontarsi e per prendere forma. Stanze che si inseriscono l'una nell'altra come in una casa, e come una casa si rappresenta il protagonista di questa radio fiction, trovato morto, si dice indicativamente all'inizio, che poi è la fine di questa narrazione, senza segni di scasso o di effrazione, proprio come una casa. Entriamo allora in questa casa in costruzione, in questo cantiere, la seconda proposta del cantiere di Radio 3 per oggi. Io l'ascolto con voi. Grazie da Carlo D'Amicis. Michele Maraglino, master in conduzione radiofonica all'Università per Stranieri di Perugia, presenta Lettere dal coraggio di Efrem Tramonti. Sono partito alle 9 di questa mattina. Oggi lascio questo corpo. Sono il coraggio a cui non è mai dato ascolto. Abitavo in te. Persona sensibile, questo è certo, troppo sensibile. È stato tremendo vivere in te, avere paura di tutto, ogni piccola cosa, tutto. Oggi vado via, per sempre. La mia partenza è il tuo fallimento, il tuo rinunciare a qualsiasi tentativo di cambiamento. Io sono la voce scomoda da sentire, che non hai fatto altro che ignorare. E così da oggi non ci sono più. Questa è l'ultima lettera che ti scrivo. Te la lascio. Insieme alle altre. Addio. Salve a tutti, mi chiamo Michele Maraglino e sono qui per raccontarvi una storia. E precisamente per raccontarvi la storia di Efrem Tramonti, un uomo il cui corpo è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento la settimana scorsa. Non c'erano né segni di scasso né di violenza, quindi l'ipotesi più plausibile è che si sia suicidato. Comunque ci sono delle indagini in corso che faranno chiarezza, non è questo il punto. La cosa particolare, invece, e che poi è il motivo per cui voglio raccontarvi questa storia, è che sulla scrivania della sua camera sono state ritrovate delle lettere. Una specie di diario in forma epistolare che Efrem Tramonti teneva. La calligrafia è la sua, però la cosa strana che balza subito agli occhi quando si prova a leggere una di queste lettere è che chi scrive non è lui, ma il suo coraggio. È come se il suo coraggio gli avesse scritto delle lettere. Bene, io non ho molte informazioni su quest'uomo, non so se avesse dei problemi, se soffrisse di qualche disturbo mentale o della personalità, non lo so. In realtà le uniche informazioni che si hanno provengono proprio da queste lettere. Pare non avesse tanti amici, sognava di fare l'attore, ma non ce l'aveva fatta. Lavorava in un call center, aveva 55 anni quando è morto. Ecco, io voglio raccontarvi la sua storia, e lo voglio fare attraverso le sue lettere. Thank you.
Bene, a questo punto comincerei la lettura di queste famose lettere dal coraggio di Efrem Tramonti. E partirei dalla prima. La prima lettera è datata 2 giugno 1955. La data coincide con la data di nascita di Efrem Tramonti. Quindi pare che il suo coraggio abbia cominciato a scrivere da subito, dal giorno stesso in cui Efrem Tramonti è nato. È il 2 giugno del 1955. Sono le 3:40 del mattino. Tu sei appena nato. Probabilmente non ricorderai molto del primo periodo della tua vita. Non ne hai colpa, è normale. Il mio compito in questa fase è molto limitato. I bambini sono incoscienti, si sa. Non conoscono niente di quello che li circonda. Non sanno cos'è bene e cos'è male. Non sanno cos'è facile o cos'è invece pericoloso. Il problema è che poi lo imparano, ed è per questo che esisto. Spesso fare la cosa più semplice non coincide con fare la cosa giusta. La vita è fatta di scelte. Alcune sono coraggiose, altre no. Dipende tutto da me o da lui. Lui si trova dall'altra parte della mente. Si chiama paura. Io mi chiamo coraggio. C'è una coppia di paura e coraggio in ogni persona. Noi siamo stati affidati a te. Ti chiami Efrem Tramonti. Oggi sei nato. Non so praticamente ancora niente di te. Non so come sei fatto, il tuo carattere, se sei portato ad ascoltare me o il mio nemico. Perché in fondo il mio lavoro dipende tutto da te. Da solo non posso fare molto. Comunque ora è presto per tutte queste cose. Le scopriremo insieme. È solo una questione di tempo. È davvero singolare, non trovate? Io, la prima volta che ho letto queste lettere, sono rimasto molto colpito. Soprattutto quando, andando avanti nella lettura, si comincia a conoscere e a capire Efrem Tramonti. È un personaggio molto complicato. La seconda lettera, che ora vi leggerò, è datata 7 marzo del 1965. È stata scritta ben 10 anni dopo la prima. In questi 10 anni il coraggio ha avuto modo di conoscere Efrem Tramonti e qualche lato del suo carattere comincia già a delinearsi. Oggi è il 7 marzo del 1965. Sono passati circa 10 anni dall'inizio della tua vita. Un po' di cose sono chiare, altre invece meno. Stai crescendo, imparando, ed io con te. Ho scoperto, grazie ai tuoi primi passi su questa terra, che in ogni decisione che prendi, dalla più insignificante alla più fondamentale, tu hai bisogno di me quanto della paura. Fino a questo momento, però, non mi hai ascoltato per niente. Forse sarà colpa della tua giovane età, non so. Crescendo probabilmente supererai questi blocchi. Certo è comunque che sei un bambino un po' singolare. Molto lento nell'imparare, non perché sei stupido, ma per la tua forte emotività. Per riuscire a camminare, ad esempio, ce ne hai messo di tempo. Soltanto verso i 2 anni e mezzo hai gridato vittoria. È stata un po' frustrante quella situazione. Io che ti ripetevo sempre di andare, di provare, riprovare, e tu che non mi ascoltavi. Immobilizzato dalla paura di cadere. Sì, perché esistono milioni di paure ed un solo coraggio. Questa è una cosa che ho imparato da subito. Quello che mi colpisce di te
e che è abbastanza insolito per la tua età, sono i tuoi pensieri. Ne produci davvero troppi e passi un sacco di tempo a pensare invece di agire. Man mano che cresci diventi sempre meno incosciente. Prima di fare una cosa pensi troppo alle conseguenze e non rischi quasi mai. Questo non è buono. Comunque sei un bambino molto intelligente e con tanta fantasia. A scuola, fino ad ora, non hai mai avuto grossi problemi con lo studio. Qualche difficoltà l'hai incontrata con la classe. Farti degli amici, infatti, è stata dura. La paura ha una grande alleata, la timidezza. Timidezza che ha preso il sopravvento e ti ha reso tutto più difficile. Ma anche io ho un alleato, il tempo. E piano piano sei riuscito a farti conoscere per quello che sei. Non hai un brutto carattere, anzi, sei simpatico, dolce, sensibile e con un lato artistico che, se coltivi bene, ti potrà far distinguere dagli altri. Non sei certo una persona comune e hai solo 10 anni. Sei un bambino speciale. Essere speciali, però, non è mai semplice. Portati dietro le immagini di me, come se fossero nitide sempre. Non c'è mai niente che sia utile. Ora che hai fatto tutte le tue scelte, come se fosse possibile per me, ma non c'è Concluderei con la lettura della terza lettera. Si riferisce al 10 agosto del 1973. Efrem Tramonti ha compiuto da poco 18 anni. Una volta avevi quasi 3 anni. Mentre giocavi a far volare delle macchinine, un bambino ti ha detto: «Ma le macchine non volano». «È vero», hai risposto. Eri troppo piccolo per capire. Eri troppo piccolo per poter provare pena per quel bambino senza fantasia. Oggi è il 10 agosto del 1973. Hai da poco fatto 18 anni, ma pare che le cose non siano cambiate molto. Pensi sempre che gli altri abbiano ragione, che siano più bravi di te. Sei il più triste fra i tuoi coetanei. Loro stanno vivendo il periodo più spensierato della loro vita. Tu, se continui ad ignorarmi, non avrai mai un periodo spensierato. Hai riversato il tuo lato creativo nella recitazione, sogni di fare l'attore, ti sei iscritto ad un corso e te la cavi abbastanza bene. Recitare davanti alla gente non ti spaventa affatto. Adori stare al centro dell'attenzione, ti fa sentire importante. È strano come tu a volte abbia difficoltà a relazionarti con gli altri, a discutere magari con una persona singola, per poi non avere nessuna paura a stare su un palco esposto a tanta gente, con i loro occhi puntati verso di te. Forse è perché quando sei sul palco non devi essere te stesso, ma recitare una parte. A scuola
Le cose sono cambiate. Finite le medie sono arrivati i primi problemi. Hai iniziato a frequentare il liceo classico e hai smesso di studiare seriamente. Quando una cosa è troppo difficile e non riesci a farla, ci rinunci. Con le ragazze sei un disastro. Hai troppa paura di loro, paura di fare una figuraccia, paura di esporti. In effetti sei giovane, c'è gente a cui non basta una vita per superare la paura più grande di tutte, la paura di apparire ridicoli. Tu però sei sulla buona strada per fare una fine del genere. Non mi ascolti, non rischi e la paura vince sempre. E la tua mente si affolla di rimorsi e rimpianti. Che succederà perso nel blu con te? Droga autentica che fa stare così bene. Mi sento splendido se mi guardi così. Queste erano le prime tre lettere tratte dal diario di Efrem Tramonti. Un diario particolare, perché a quanto pare è fatto di lettere che sembrerebbero non scritte da lui, ma dal suo coraggio per lui. Come ha fatto un uomo a ridursi così? A ridursi al punto di scrivere delle lettere fingendo di essere il proprio coraggio. Avete ascoltato Lettere dal coraggio di Efrem Tramonti, presentato da Michele Maraglino, master in conduzione radiofonica all'Università per Stranieri di Perugia.